Il 20 aprile 2023 è stata lanciata una campagna internazionale turistica per promuovere l'Italia all'interno del mondo. Il claim della campagna è Open to Maraviglia Questa si chiama Meraviglia. e vede come protagonista la Venere di Botticelli che attraverso dei post su Instagram e sui vari social in cui gira l'Italia promuove appunto i luoghi turistici più fiorenti del nostro paese. Tutto ciò ovviamente ha generato un sacco di polemiche e vede l'opinione pubblica dividersi tra chi pensa che sia una genialata e chi invece pensa che sia una cafonata. Io invece non ho pensato a nessuna delle due cose, io mi sono fatta una domanda più profonda. Se nel 2023 la Venere di Botticelli fosse effettivamente un influencer, che tipologia di influencer potrebbe mai essere? La risposta è ovvia, almeno per quanto mi riguarda. Insomma, se la Venere già nel 1400 posava nuda e aveva tutti gli occhi su di sé, secondo voi che tipo di social potrebbe intraprendere oggi? Ed è per questo che ho deciso di prendere tre delle più famose creator italiane di OnlyFans e trasformarle nella Venere per vedere appunto sarebbe oggi la Venere su OnlyFans. Attenzione, in realtà so benissimo che la nudità della Venere è stata una scelta per esaltarne la purezza e la bellezza e, oltre a ciò, il suo rapporto con la natura, ma questo video è stato fatto al puro scopo di intrattenere e divertire, pertanto non giudicatemi. Grazie. La prima Venere che andremo a rifare è la Venere di Vismara. La foto che ho scelto di rovinare è questa qui. Come strumento avrei potuto utilizzare Photoshop, ma non avevo voglia, sinceramente, quindi per tutte e tre le opere, chiamiamole così, utilizzerò Procreate. Come vedete qua stavo tagliando la faccia della Venere perché appunto dovevamo metterla sopra quella di Martina, quindi mi serviva che non ci fosse uno sfondo o altro a impedirmi di farlo sembrare in un qualche modo un fotomontaggio. Dopodiché, come vedrete, avrò un po' di casini nel cercare di dare la giusta tonalità ai capelli, ma comunque, ovviamente, essendo parte molto importante della Venere, i suoi capelli non si possono che lasciare. E la cosa che mi fa più ridere è che per togliere i capelli di Martina ho semplicemente duplicato lo sfondo in modo davvero imbarazzante, però facciamo finta di niente perché è la parte del processo. Questo è il risultato della prima Venere. Sinceramente sono già soddisfatta così, ma vediamo di rendere le altre due ancora più trash. Con la prima Venere abbiamo semplicemente aggiunto gli occhiali su una foto già di Martina e cambiato il colore dei capelli. Quindi questa volta andremo un po' più nel vivo, modificando un po' anche la faccia della Venere. Preparatevi perché questa è trash, ovvero la Venere di Mucci. Per la seconda Venere, questa è la foto che ho scelto. Questa volta sono partita riciclando direttamente la testa già ritagliata che avevamo usato per il fotomontaggio precedente e l'ho semplicemente messo sopra la foto e appunto ho iniziato a modificare la faccia della Venere. In questo caso ho utilizzato gli strumenti distorci e ho ritagliato direttamente gli elementi da un'altra foto della Venere che poi ho riappiccicato sempre su se stessa. Ma nel prossimo disegno vedrete che la cosa peggiorerà ancora. La terza ed ultima Venere di questo video sarà la Venere di Berlato. Come possiamo notare dall'inizio di questo replay, non sono stata intelligente come nella scorsa Venere perché qui ho dovuto ritagliare di nuovo tutta la faccia, non mi ricordo il perché. Detto ciò, ho provato a deformare un po' la faccia anche in prospettiva della foto, ma non ci sono riuscita, quindi alla fine ho deciso di lasciarla così com'era e ho proseguito con il ritagliare le parti che dovevano essere ritagliate. Ho un po' barato nel senso che non è proprio un fotomontaggio, essendo sia che sto usando Procreate sia perché ci ho disegnato effettivamente sopra, però in realtà questo è il risultato che più mi fa ridere e più mi diverte. Infatti, a differenza delle altre due, qui gli elementi in più sulla Venere non li ho disegnati, ma ho preso direttamente gli elementi della faccia di Elena e li ho rimessi sopra la faccia della Venere. Il risultato di quest'ultimo fotomontaggio mi spaventa e spero faccia lo stesso effetto anche a voi.
Eccoci alla fine anche di questo video, spero l'abbiate trovato interessante, spero non vi vengano troppi incubi riguardo a quello che avete appena visto. E se vi piacciono queste trashate e siete in generale interessati all'arte, vi ricordo di seguirmi e di lasciarmi un like, che mi fareste un sacco piacere e mi supportereste anche. Al prossimo video!